Oggi siamo qui a parlare di un qualcosa che esce fuori dal mio interesse in realtà, perché devo parlare di un signore che si chiama Massimo Polidoro. E questo perché? Perché ieri Polidoro ha fatto un intervento su YouTube, spinto dai suoi fan, che gli hanno chiesto se poteva esprimersi nei miei confronti, cioè dire cosa pensa delle mie ricerche e di me, visto che io ho detto e fatto tutto un certo numero di cose che evidentemente a Polidoro non sono garbate, perché Polidoro fa parte del CICAP, che è un comitato che scimmiotta un altro comitato americano che una volta si chiamava CISCOP, sulle affermazioni del paranormale. C'è scritto così. Ora, io mi sono sempre chiesto, invece di controllare le affermazioni del paranormale e poi controllare per conto di chi, non si è capito, perché invece di controllare le affermazioni sul paranormale non va a controllare il paranormale? Informazioni sul paranormale, cioè te non sai che cos'è il paranormale e ne controlli le affermazioni, c'è qualcosa proprio che non andava, ma ognuno poi fa il suo lavoro. E questo signor Polidoro dice: no, ma io non parlo di personaggi come Malanga, di Caria o della Tonini, perché non mi interessano. Ora, innanzitutto, e dice poi, vi spiegherò perché non mi interessano. Ora, mettere il mio nome, Corrado Malanga, vicino a un personaggio come Caria, che parla, vede, ha delle locuzioni interne con la Beata Vergine Maria o con Gesù Cristo, con i santi di tutto il Parlamento, oppure con la Tonini, che invece di parlare con i santi parla con gli alieni tutto il giorno. Beh, io non parlo con nessuno, non parlo con i santi, non parlo con gli alieni, non mi interesso più di oggetti volanti non identificati da almeno 15 anni, perché credo di avere spiegato, detto, circa 25.000 pagine cosa penso di quell'argomento, e quindi non ho più niente da dire. Non so perché il signor Polidoro pensi che io sia al livello di questi personaggi che lui ha notato. Sì. Lui dice, Polidoro, sostanzialmente che io sono un vecchietto che è da tanti anni in pensione, ha insegnato una volta all'università, ma uno che si interessa di UFO poi, e che è vero che ha pubblicato recentemente un articolo su una rivista scientifica, però questa rivista scientifica non è affatto una rivista scientifica, è una rivista predatoria, come la definisce lui, dove si paga per pubblicare i lavori scientifici. E soprattutto che non ha valore scientifico. Ma anche se avesse valore scientifico, quello che c'è scritto su questo lavoro non è detto che sia scientifico, perché su queste riviste ci si può scrivere di tutto, no? E soprattutto bisogna aspettare anni e anni per vedere se la comunità scientifica approvato o non ha approvato il lavoro che noi abbiamo pubblicato. Ora io dico, probabilmente Polidoro, che non fa lo scienziato, che non è mai entrato in un laboratorio, e che si è, limitato nella sua carriera a scrivere, romanzetti per bambini piccoli, perché questo dice Wikipedia, non sa assolutamente che cosa sia un lavoro scientifico. Non ha la più pallida idea della rivista che lui fa vedere, Remote Sensing, sul quale noi abbiamo pubblicato il lavoro sulla piramide di Cheope, che cosa sia, per esempio, non ha la più pallida idea di che cosa sia un impact factor, perché quella rivista citata ha un impact factor molto elevato. Noi siamo passati sotto il referaggio di 7 riferi scientifici diversi per competenze. E la rivista scientifica ci ha dato l'ok, il lavoro che noi abbiamo fatto è assolutamente scientificamente valido. Non c'è bisogno di aspettare chissà quale altro tipo di riferaggio. Poi Polidoro mi sembra che dica sostanzialmente che
Ma quel lavoro pubblicato poi non interessa a nessuno, quindi non sarà di nessun interesse. Che la comunità scientifica lo guardi e lui sostiene che nessuno praticamente ci ha dato retta. Ora mi fa piacere che Polidoro sappia quante lettere noi abbiamo ricevuto di persone che lavorano nel campo dell'egittologia e del radar e che ci confermano non solo l'interesse, ma anche la validità delle nostre tecniche che abbiamo messo a punto sul radar ad apertura sintetica. Mi sembra interessante che Polidoro conosca esattamente tutte le dichiarazioni di queste persone che ci hanno scritto. Evidentemente Polidoro guarda nella mia posta, in qualche modo. Ho voluto capire di più su Massimo Polidoro e sono andato a fare una ricerca, eccolo qua, vedete, è il suo sito, quindi mi sono informato alla base di questa esperienza letteraria che io sono voluto andare a vedere. E che cosa scopro? Vedete? Ah, beh, sì, scopro che il sito è in lavorazione, vedete? Il sito. Però, a parte che il fatto che il sito è in lavorazione, c'è scritto una cosa interessante in questa pagina, eh? C'è scritto: è finalmente online il nuovo corso Impara come sviluppare le tue capacità di pensiero critico. Polidoro, la gente deve venire da te a imparare le capacità di pensiero critico. Ma se tu avessi un minimo di pensiero critico, ti saresti letto il lavoro, che evidentemente non solo non hai letto, ma non l'avresti capito, perché tu non sai nulla di radar ad apertura sintetica, non sai nulla di piramidi, evidentemente, ma non hai capito una cosa importante, che la nostra tecnica fa delle vere e proprie fotografie di quello che succede all'interno della piramide. Quindi non c'è bisogno di dire un giorno qualcuno proverà che Malanga aveva ragione o no. Malanga non è che ha o non ha ragione. Ci sono le fotografie. Mi dispiace che tu non abbia letto e compreso il lavoro scientifico, ma quelle fotografie le capisce un bambino piccolo. Già, è vero, tu scrivi i romanzetti per i bambini piccoli, ma forse al di là di questo non ci sei andato. E invece scopro che tu sostanzialmente sei stato anche un docente, lo dici te, un docente all'università e infatti nel 2004, presso l'Università a Milano, hai tenuto il corso per la prima volta di psicologia dell'insolito, un corso di 20 ore di psicologia dell'insolito. Solo un anno l'hai tenuto, l'anno dopo no, chissà perché. Però c'è il programma. E io sono andato a leggere il programma che ti hai pubblicato sul tuo sito, caro Massimo Polidoro. E tra le altre cose, Polidoro insegna la psicologia dell'inganno e le tecniche di persuasione. Ah, conosci bene la psicologia dell'inganno e le tecniche di persuasione, che sono quelle che forse stai utilizzando quando parli di me, del mio lavoro scientifico? Beh, te le sai bene, è vero. Non ho capito perché ti hanno sostanzialmente fatto fare il corso una volta sola, visto che è un corso unico nel mondo, sostanzialmente. Ma ne ho voluto capire di più. E allora sono andato sempre su internet a cercare notizie. Guardate, sono le pagine di internet. Qui c'è scritto Massimo Polidoro, che cosa fa? E ci leggiamo che cosa fa, chi è? Allora, è un giornalista. Sì, io non so se è un giornalista. Non mi risulta che abbia fatto l'esame di giornalista. C'è un esame da fare, magari mi sbaglio, però qui non c'è scritto psicologo, psicologo. Non mi risulta che sia iscritto all'albo degli psicologi Polidoro. YouTuber, beh, YouTuber è anche lo spazzino all'ultimo piano che abita qui, che ha tre canali YouTuber. Consulente di che? Consulente di che? Consulente, cosa vuol dire? Faccendiere? Che vuol dire consulente? Presentatore televisivo, sì, nel mainstream, cioè oggi come oggi, un conto è dire la verità, un conto è fare il presentatore televisivo. Ah, è certo, forse le qualità a cui abbiamo accennato prima, cioè
praticamente l'inganno e le tecniche, nelle tecniche di informazione, beh, ti sono servite, visto che hai lavorato nel mainstream. Produttore televisivo, eh sì, ci hai messo i soldi, va benissimo. Scrittore per l'infanzia, ti ho detto, ha scritto dei romanzetti. Nel suo blog c'è scritto quasi 30 libri. Quasi 30 libri cosa vuol dire? 29,5? Cosa c'è scritto? Anche, hai anche la metà del libro che non hai ancora pubblicato ci hai messo. Quasi 30 libri. Un concetto quantistico del numero di libri scritti. Professore universitario. Ma di che? Tu hai tenuto un corso di 20 ore per un anno. Professore universitario vuol dire un'altra cosa. Vuol dire aver vinto un concorso. Ma non mi risulta che tu abbia fatto domanda e abbia vinto un concorso per professore universitario. Oh, magari mi sbaglio, però c'è scritto così. Vedi, questo signore qua, lui è questo signore qua. Guarda come tiene le mani. Questa è una fotografia, ma ce ne sono tante su internet che lo ritraggono sempre sorridente, non so che cosa c'ha da ridere, e è contento, probabilmente, e con le braccia in conserte. Vedete? Le braccia in conserte. Ora, sapete che cosa vuol dire, no? Tenere le braccia in conserte. Te lo dico io. Le braccia in conserte. Te lo dice internet. Te lo dice la programmazione neurolinguistica. Braccia incrociate sul petto. È un gesto che si realizza per alzare una barriera tra la persona che incrocia le braccia e qualcosa o qualcuno che non è di suo gradimento. Si tratta di un gesto universale, comune a quasi tutte le culture e le situazioni negative e scomode. Interessante capire come questa persona si distacca dalla realtà che gli fa evidentemente schifo, assumendo un atteggiamento di difesa e di barriera che in qualche modo lo caratterizza, cioè lui non si sente un comune mortale, evidentemente. Beh, per gli antichi gli dèi erano matti, perché gli dèi per gli antichi greci potevano fare quello che volevano e siccome non avevano razionalità venivano identificati come dei pazzi, come dei folli. Tanto è vero che per gli antichi greci i folli erano quelli che parlavano con gli dèi. In questo contesto abbiamo qualcuno che si erige super partes, mi sembra di aver capito, e che si permette di dire delle cose che escono fuori dal mondo, cioè delle follie, soprattutto sui lavori scientifici. È sempre andando a cercare cose strane su questo Polidoro, che io peraltro non avevo mai, me ero mai filato, si dice, a Roma, scopro che è veramente molto simile ad Alberto Angela. Sì, e sembrano due fratelli. E qualcuno ha anche pensato male. Oh, non lo sono stato io, È internet che dice che questi due sono fratelli nel vero senso della parola. Che strano. Ah, beh, però si capiscono tante cose, se fosse così non ci sarebbe nulla di male, ma siccome il DNA non è acqua, il DNA di Piero Angela, Piero Angela, sapete, mi sembra che avesse 6 lauree ad honorem, io ce n'ho una sola, ma me la sono veramente guadagnata con una tesi di 2 anni e mezzo di laboratorio. C'è una bella differenza tra il mio DNA e quello della famiglia Angela. E poi ho scoperto anche una cosa interessante che non mi sarei mai immaginato, che la famiglia di Polidoro sostanzialmente mi sembra che abbia un grande interesse per tutti quelli che sono i fenomeni più strani. Più. Tanto è vero che anche la moglie, credo che sia la moglie, che si chiama, ora ve lo dico, Roberta Baria, ha scritto un libro interessante, Il mostro nel lago. Indagine sulle origini dei mostri lacustri. Eh sì, perché lei è un'esperta del mostro del lago di Como. Beh, interessante questa cosa. Guardate, c'è il libro, facciamo pubblicità. Il mostro del lago di Como. E allora io mi sono detto, ma come? Come ti chiami? Come ti chiami? Massimo Polidoro.
invece di interessarti dei lavori sul SAR, sul radar ad apertura sintetica, perché più da vicino non ti interessi di quello che ha scritto la tua moglie, sempre che non sia un'altra persona, che ha scritto il libro sulla ricerca scientifica sul mostro del lago di Como? Cioè, non so che dire, cioè, da un certo punto di vista. Io ho fatto un recente video su che cosa vuol dire scienza. E ho visto che all'interno del tuo, sotto i commenti del video che hai fatto parlando di me, ci sono delle persone che ti seguono e ti apprezzano, che hanno fatto dei commenti interessanti. Per esempio ce n'è uno che ha detto, sì, questi personaggi come Malanga sono tutti dei palloni gonfiati, degli epiteti strani, e poi, oltre che non essere neanche degli scienziati, sono anche Novax. E credono a tutto. Allora, scusa, credono a tutto e sono anche Novax? Queste sono le persone che ti seguono. Sai cosa vuol dire credono a tutto e sono anche Novax? Sono i Novax che credono a tutto. Io sono ancora vivo e ci rimarrò per molto tempo. Non so gli altri che cosa faranno. Mi sembra sostanzialmente, quindi, caro Polidoro, che tu abbia un ruolo importante nella società. Un ruolo che prima gestiva una signora che si chiamava Vanna Marchi. Però il tempo cambia e l'idea che poi Vanna Marchi sia finita in galera perché ingannava le persone per soldi è passato, perché le tecniche si sono, come tu stesso insegni, raffinate. E io per soldi non ho fatto niente. Per esempio ho fatto tutto gratis, sempre, per tutti. Quindi i convegni che faccio, le cose, i libri che ho scritto mi devono pagare, perché l'editore mi ha detto che se non mi paga si va in galera, e quindi sono costretto, mio malgrado, a prendere i soldi dei diritti d'autore. Sì, che sono un po' di più di quelli che prendi te, mi sembra di aver capito. Su questo possiamo essere d'accordo, perché i tuoi libri chi li legge? Mi sembra un po' meno gente, bambini piccoli, certo. Io ho fatto quasi tutto per niente, perché era divertente farlo, perché è divertente fare la ricerca scientifica. E quindi ai tempi di Vanna Marchi c'erano le persone che sostenevano Vanna Marchi, che sarebbero oggi state identificate come dei cretini. Cretino deriva da cretin francese, che i francesi a quel tempo, tanti anni fa, dicevano, questo non può capire, è cristiano, questo vuol dire cretin. Ebbene, oggi te c'hai tutta una sfilza di personaggi che ti segui, che sono tanti, 250.000 cretin, porca miseria, tanta roba, che ti sostengono, e te sostanzialmente hai preso il posto di quella che una volta era Vanna Marchi. Mi sono informato, ho visto che hai fatto un sacco di ricerche che sono state tutte sconfessate da i principali, esperti su tutti i campi nei quali tu hai parlato. Ci sono dei veri esperti che hanno detto che le cose che dicevi te non erano vere. Non vorrei citare Mazzucco, che ti ha sputtanato, mi sembra, parecchie volte. E ora te ti sei messa anche ad intenderti di radar ad apertura sintetica. Vedo che hai fatto dei progressi incredibili. Beh, ma la società ha bisogno comunque di persone come te. Una Vanna Marchi ci sta sempre bene in questo paese di soggetti che ti seguono. Ti segue anche qualcuno, visto nei commenti, che crede alla macchina di Majorana. Io, anche lì, ho sempre detto che quella cosa era molto misteriosa e che sostanzialmente, c'era da pensare bene
a quello che è la storia di Ettore Majorana, rivista da un altro signore che si chiama Pellizza. Ebbene, le persone che credono nella macchina di Majorana ho visto che seguono e ti sostengono il tuo corso. Quindi io sono, non sono terapeutista, non credo nella Madonna. A questo punto il problema degli alieni l'ho lasciato da 15 anni fa e scopro che tutte le persone che invece sono magari cattoliche, che credono nelle visioni mariane, eccetera, eccetera, però ti seguono. È interessante comprendere che strano tipo di seguaci abbia la Vanna Marchi del 2023. Che dire, ti posso assicurare però che io non sono quel vecchio rimbambito che è in pensione e che una volta insegnava chimica e si interessava di UFO. Credo che tu non abbia capito bene chi sono io. Forse potresti documentarti andandoti a leggere quelle 25.000 pagine che troverai sul mio sito e che ho scritto qualche tempo fa, in tutti gli ultimi 40 anni della mia vita. Magari ti vai a leggere anche alcuni lavori scientifici che io ho pubblicato sulle riviste scientifiche quando facevo il docente di chimica. Potresti scoprire che io sono il ricercatore che in Italia, in Europa e probabilmente nel mondo ha tenuto più corsi differenziati di chimica al mondo. Per esempio, magari ti fai una cultura. Perché parlare di me? Te giustamente dici, è un personaggio che non conta niente. Ecco, su questo sono d'accordo con te. Non parlare di me, perché la prossima volta che ne parli ci vediamo davanti al giudice.